determinato uno spettacolo che definirei opera drammatica, memorie e rievocazione dell'Olocausto. E siamo ormai a pochi giorni dal fatidico giorno della memoria, il 7 gennaio. Voi avete inaugurato lo spettacolo al Teatro India e poi avete proseguito appunto in questa sede. Ci troviamo nel Teatro La Bottega delle Arti Creative. Bottega delle Arti Creative. Siamo appunto insieme a Lorenzo Cognatti, che definirei la mente e l'anima di questo teatro. E tu sei anche, correggimi se sbaglio, l'animatore di questa compagnia teatrale di giovani, giovanissimi attori, attori anche in erba. Ma tutti giovani, insomma, qualcuno meno giovane. Ecco, cominciamo a invecchiarsi pure noi. E questa compagnia si chiama Jobel Teatro. Già il nome Jobel, il Giubileo, Jobel. Liberazione. Nasce nel Giubileo. Ecco. Poi Jobel è lo strumento appunto che chiama a raccolta le persone a cui si diceva qualcosa. Certo, in ebraico vuol dire liberare. Parlami di questa, pièce. Questo è difficile parlare di liberazione dell'uomo dopo aver visto questo emozionantissimo spettacolo. Grazie. Attori straordinari, un'interpretazione veramente emozionante, toccante. Ecco, parlami un attimo delle vostre iniziative, di quello che fate, e soprattutto si parlava prima del ruolo culturale, didattico che voi proponete. Ecco, che cosa fate sostanzialmente? Il gruppo Jobel fa questo, cioè quello che abbiamo fatto questa sera, cioè quello di in qualche modo informare attraverso l'arte teatrale, attraverso l'arte scenica, ma quello di cercare di informare riflettendo. Ecco, queste sono un po' forse le parole che vanno messe insieme, cioè riuscire a informare e riflettere insieme. Questo sia dal punto di vista del pubblico, che in qualche modo ha la possibilità di apprendere magari notizie e riflettere su quello che ha visto, ma soprattutto per gli attori, studenti, che lavorando insieme magari per un certo periodo riflettono su quella tematica specifica. In questo caso hanno riflettuto sulla tematica delle memorie e quindi di tutto quello che è stato l'Olocausto, di tutto quello che è stato questa messa della memoria, e quindi c'è stata una grande e lunga riflessione su questo. Niente, parlavamo della funzione che il nostro gruppo teatrale, cioè il Jobel Teatro, ha. Noi abbiamo sempre avuto una linea che è quella dell'informazione culturale, dell'informazione e della riflessione. Quindi, dicevo, anche nei nostri studi c'è questo senso di riflessione sul testo, partito dalla riflessione sul testo, ma si parte parlando anche di riflessione sulla vita, sulle tematiche che poi di volta in volta noi affrontiamo. Quindi non è solo un lavoro fatto per gli spettatori, ma è anche un lavoro fatto per noi, cioè per capire un po' di più. Io credo che la funzione oggi di un gruppo artistico sia quella di essere, come dire, responsabile di una supervisione culturale della nostra civiltà, cioè riuscire a trasmettere valori positivi e valori che possono far crescere la nostra società. Questo è, diciamo, sarebbe la nostra mission, quello che mi piacerebbe che tutti quanti portassero avanti come obiettivo. E il Jobel Teatro nasce una quindicina d'anni fa e nasce con questa idea. Partendo, abbiamo affrontato tantissimi spettacoli, tantissimi diversi argomenti. Certamente è stato un lungo viaggio, un viaggio molto difficile, devo dire molto difficile, perché in una cultura probabilmente oggi anche così si dice di filo, cioè una cultura superficiale, riuscire a entrare un po' dentro, ad aprire dei varchi e infilarsi dentro con una profondità magari diversa rispetto a quello che si fa e si costruisce, è molto molto difficile, però l'abbiamo fatta. Ci sta un gruppo di pazzi che segue insieme con me questo lavoro e insieme ogni giorno lottiamo per questo più o meno, insomma, cerchiamo, poi ci riusciamo a volte no, ma insomma è abbastanza. E il Jobel Teatro fa questo
fa questo. Qui lo spettacolo che abbiamo visto è uno spettacolo sulle memorie, quindi legato all'Olocausto, uno spettacolo in cui abbiamo messo insieme attori professionisti e studenti, sempre per quel principio della riflessione, diciamo, di scenica che viene fatta. E abbiamo cercato di costruire uno spettacolo che fosse una sequenza di immagini, una sequenza di fotografie che mettevano l'attenzione soprattutto sul senso della deportazione, cioè questo strapparsi via dalle case e questo arrivare in questi luoghi ignoti, cioè per quelle persone che partivano da queste case e che dal giorno alla notte venivano poi presi e sbattuti in luoghi che non conoscevano affatto e dove avrebbero trovato quasi tutti poi la morte. Quindi è, credo, un'esperienza molto 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 complessa. Lo so che è uno spettacolo che è stato fatto tantissime volte, però ogni volta che poi si parla da un punto di vista, magari da un dettaglio, magari da una lettera, magari da una frase, ogni volta cambia, secondo me, il suo colore, cambia la sua sensazione. Siccome si chiama memoria, proprio per cercare di ricordare, di testimoniare quello che è stato, anche alle persone che non hanno avuto la possibilità di conoscere questo grande tragico momento della nostra storia. Io ti chiedo, Lorenzo, come fai a condividere con ragazzi così giovani fatti così efferati? Io ricordo, avevo poco più di 30 anni, quando mi sono recato a Sfinci, il nome vabbè, polacco di Auschwitz, a Birkenau, sono rimasto folgorato perché sì, un conto è sapere, magari sai. Dai libri di scuola, quando vedi ti cambia assolutamente la concezione della vita. Si parlava anche di questo nella PS, anche tu hai accennato, è inevitabile che fatti così efferati ti scuotano a tal punto da non essere più quello che eri. Ecco, questa, la domanda è questa: come fai a condividere con ragazzi che forse non hanno neanche 20 anni, credo, dei fatti così, io penso, inesplorati, perché non potevano essere esplorati prima magari di incontrare voi, di incontrare questa realtà teatrale. Guarda, la prima volta, i miei primi pensieri sono stati anche questi miei, cioè quelli di pensare come si poteva condividere un momento così tragico della storia umana con dei ragazzi che avevano 15-16 anni. Poi ho fatto una riflessione, ho pensato, però loro nelle scuole, nella scuola pubblica, affrontano questi problemi storici, queste problematiche, e lo affrontano in maniera a volte molto scorrevole, senza essere presenti, e diventa tutto come qualcosa di dato, come qualcosa di così, di lontano, quasi leggendario, esisteva, non esisteva, si confonde molto poi il passato, cioè tutto diventa epica ed è difficile pensare che poi ci sono cose che invece fanno parte della nostra storia, della nostra cultura e ancora oggi noi ci muoviamo anche per quel tipo di cultura, per quelle tragedie che sono successe. E quindi partendo da questo presupposto ho detto va bene, possiamo allargare, si è trattato solo di cominciare ad aprire alcuni punti, di dire perché per esempio un giornale come il Corriere della Sera usciva con un titolo a 9 colonne sulle leggi razziali. Perché il Corriere della Sera scriveva queste cose in quel momento? È in prima pagina a titoli grossi. Queste sono le Consiglio dei Ministri, approva le leggi razziali, eccetera. Faceva informazione allora, la faceva in quale modo? Perché? Perché ancora oggi esiste magari un giornale che parla di alcuni avvenimenti. Ecco, cominciando a prendere alcune cose di oggi e cercando di vederle che anche nel passato queste cose c'erano, quindi unendo questi due punti si cominciava a costruire un linguaggio, una sorta di ponte. Allora a quel punto vedevo che i ragazzi cominciavano a interessarsi di più, cioè noi stessi ci interrogavamo e ci interessavamo di più. E quindi piano piano si cominciava ad aprire una piccola porta per poter entrare ancora dentro. Ma allora come mangiavano quelle persone? Allora io quando mangio, ma che cosa succedeva? Com'era la scuola? Il freddo? Quindi non si partiva dal grande tema, che forse lo vedevano epico, ma si partiva dal dettaglio. E partendo dalle cose quotidiane che riguardano tutti noi, come se mio fratello avesse questo problema. Piano piano allora si è cominciato a creare un clima di sensibilità. Su quel clima si è cominciato a scrivere la drammaturgia, fondamentalmente. Quindi è stata un'apertura di linguaggio. E credo che si possa comunicare molto a questi ragazzi se si riesce a trovare il linguaggio adatto.
Penso di sì, non lo so. Non è facile, non è assolutamente facile perché la realtà è diversa, perché viviamo in un mondo, in una società che magari vorrebbe escludere alcune situazioni, alcune realtà Il lontane. teatro, no? Farle rimanere, dobbiamo cercare di farle rimanere presenti, e questo è uno dei compiti che ha il teatro, quello di cercare di ricordare, appunto di fare memorie di quello che è stata e di quello che è la nostra storia, la nostra cultura. Credo che abbiamo una responsabilità molto grande. Perché diciamo i venti della follia ancora una volta stanno con Arrivando questa in maniera in maniera forte. forte, con nuovi ideologismi, con nuove discriminazioni, in cui appunto la religione assumerebbe un ruolo determinante, una concezione della religione insana, e forse ancora più difficile. Magari parlare a loro di fatti così lontani, loro che purtroppo vivono anche queste nuove realtà che non avremmo mai immaginato appunto di vivere noi stessi, che abbiamo ecco, una certa età. No, ma è così, cioè, oggi ci sono dei segni di una ripresa forte, di una violenza, di un, se mi permetti, anche di un razzismo aggressivo, fatto in maniera anche diversa, forse alcuni aspetti ancora non abbiamo ben visti, ma si sta andando di fronte, si sta andando davanti a un periodo storico molto 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 complesso, secondo me, e noi, gli artisti in genere, che dovrebbero essere un po' la voce, a proposito del job, una sorta di, la voce del richiamo, la voce, le sentinelle del pericolo, quelle che, come i messaggeri antichi dell'antica Grecia, cioè che gridano, arriveranno, stanno arrivando qualcosa, che avvertono, che hanno i sensori. Poi l'artista in fondo dovrebbe avere la sensibilità di, come dire, anticiparsi. Profetica, Ma certo, altrimenti assolutamente. è la sua natura, quella di magari nella sua follia, ma di raccogliere dei segni che messi insieme dicono: porca miseria, sta per accadere qualche cosa. Allora guardate, vi avverto, accade qualcosa, accade. Allora si scrive, si dipinge, si fa musica in tutti i modi. Anche la musica, per esempio, anche la musica è molto sensibile a questo cambiamento. L'ultima generazione di musica, mi riferisco per esempio alla musica rap, raccolgono molto questi segni del cambiamento. Ed è una grande, cioè, sono, diciamo, siamo sentinelle di grande importanza. Ecco, forse bisogna dargli un po' più ascolto. Se la sentinella grida, quindi con l'ascolto si può fare grandi tavoli di riflessione, anche a livello politico, su quelle che sono questi, che cominciano ad essere anche dei gridi d'allarme su quello che sarà poi il nostro futuro. Speriamo che anche le istituzioni, che so che in questo caso vi sono vicine perché siete stati diciamo, patrocinati dal 11° Dipartimento, e non sempre accade, in generale non accade questo in questo paese, ve lo sappiamo, però ecco, è importante ripartire, come si diceva prima, da queste situazioni, ce ne sono, è importante educare. Educare, e voi svolgete questa importantissima Ma la gente ci funzione. viene, però, cioè, No, ma educhiamo, guarda, ma deve venire. assolutamente, io vi Bisogna dico. avvertire, chiamare, fare appello, cercare di stare Ma io penso insieme. che funziona. Funziona perché vedo quando ci sono rappresentazioni così efficaci, così singolari, così forti, la presenza dei giovani, e non solo, chiaramente, si avverte. Io ho visto altri spettacoli, rappresentazioni teatrali fatti da giovanissime, giovani compagnie, veramente in gamba. Ti cito Kairos perché è una di quelle a cui ho assistito, ma non solo, ce ne sono tante. Dobbiamo Ecco, riunirci, assolutamente. tutti insieme a fare grandi manifestazioni, grandi rassegne, perché così muoviamo tantissima gente. Certo. Quindi voi siete d'aiuto anche a questo, a Assolutamente, promuovere assolutamente. le nostre iniziative, credo. Insieme appunto a insegnanti, si diceva prima, di buona volontà a cui ci affidiamo e che portano a tutti i costi i ragazzi nei teatri a vedere appunto cose importanti. Siamo qua per lottare su questo, eh? Grazie Lorenzo, grazie, Grazie a te. grazie mille, grazie. Grazie, grazie. Siamo con Marinella Montanari, organizzatrice
della compagnia teatrale Jobel Teatro. Quali sono i tuoi compiti appena terminato lo spettacolo Memorie? Si è detto prima, rievocazione dell'Olocausto, che ha utilizzato diari epistolari e appunti, memorie quindi dei sopravvissuti e di chi poi anche tra l'altro non ce l'ha fatta. Ecco, uno sforzo importante, hai messo in campo ragazzi splendidi, allievi giovanissimi che si sono confrontati con un tema scottante, crudo, che forse non avrebbero neanche immaginato soltanto, chi lo sa, pochi anni fa di affrontare. Ecco, io do un giudizio estremamente positivo, ma non soltanto per la preparazione dei ragazzi. Ho avuto modo, entrando, di vedere alcune locandine, fate tante cose, le fate bene, ci credete. Qual è la tua funzione? Non è semplice, non è facile il tuo lavoro molto nascosto, però che dà i suoi frutti. Si vedono, credimi, e spesso abbiamo difficoltà di ogni tipo, difficoltà economiche, difficoltà appunto anche di relazionarci con i ragazzi, di comunicazione, ma questo serve il teatro e voi svolgete, ripeto, questa funzione in maniera sorprendentemente efficace. Ti ringrazio molto, ti ringrazio veramente molto per aver in qualche modo, apprezzato e colto anche, no? Anche da questa breve visita un po' il cuore del nostro operare. Io diciamo che sono nell'organizzazione, poi io ho un'esperienza anche di vita in scena, però poi sai, nei gruppi teatrali bisogna ogni tanto cambiare le pedine, no? E allora io ho scelto di adesso dedicarmi all'organizzazione perché sento l'urgenza proprio di comunicare e promuovere con forza quello che stiamo facendo. Quindi il mio compito è quello di essere una sorta di megafono sull'esterno per far sì che più persone possibili sappiano quello che stiamo facendo. Questo è il mio compito, non è facile, però va fatto. Da quanti anni siete questa realtà così sorprendente? Da 15 anni, ci siamo costituiti nel 2000 come Jobel, mentre dal 1997 abbiamo fatto qualche primo esperimento, però abbiamo 15 anni ufficiali. Non è pochissimo, non è neanche troppo, però insomma abbiamo superato già lo scoglio dei 10 anni, che non era semplice. Prossimi progetti che avete in mente? Allora, i prossimi progetti sono quelli di distribuire dei lavori che noi abbiamo fatto quest'anno, lo scorso anno, un lavoro interessante sul Monello di Chaplin, che andrà in scena tra l'altro anche al Teatro Vittoria a maggio, ti invito con l'occasione. Ci sarà assolutamente, non puoi mancare a questo punto, e anche un altro lavoro tratto dal Decameron di Boccaccio che si chiama Boccaccio 700, quindi questi due, diciamo, piccoli gioiellini che abbiamo prodotto, li cercherò di portarli in giro in tutta Italia il più possibile. Progetti nuovi, il Jobel Teatro farà un progetto nuovo, questa volta diciamo firmato anche da Lorenzo, riprendiamo tutto il lavoro che avevamo fatto sulle vie francigene, quindi sull'Europa che si è formata in queste grosse vie di pellegrinaggio, che è insomma un tema un po' poco visitato ma estremamente interessante. Quindi Jobel Teatro, teatro della bottega delle arti creative, e ringraziamo Marinella Montanari per la sua ospitalità, tra l'altro. Grazie, grazie Marinella. Grazie a te.